Wahekuj! Ben ritrovati dal vostro Andrei Cromantone in questo nuovo episodio di Deltarune. Abbiamo appena sconfitto Lancer e fatto amicizia col principe Halsey e dobbiamo andare a sud-est per incontrarci con Susie. Quindi penso che dobbiamo andare di qua. Se è come... Oh, attenzione. Oh, Chris, è uno dei miei manichini per allenamento che ho creato io. Sembra una grande opportunità per prepararci al nemico. Vuoi che ti insegni a lottare? No. Giusto, hai già combattuto Lancer, vero? Beh, ero contento di insegnarti, ma... lasciamo stare. Per ogni modo, giusto in caso se te ne dimentichi. Ecco, ho fatto un manuale per te, Susie. Premi C per aprire il menu e usare gli oggetti. Hai preso il manuale. Bene. E X a che serve allora? Ok, Lancer... la porta era aperta, quindi Lancer è venuto facilmente a combatterci. Chris, una volta che si passa questa porta, la nostra avventura inizierà. Un'avventura che ci è stata predetta dalle antiche profezie. Ma Chris, credo che la tua scelta sia quella importante. Questo mondo è pieno di persone, Chris, di tutti i tipi. Alla fine il modo in cui le trattiamo farà differenza. Quindi facciamo del nostro meglio senza combattere. Quindi facciamo la pacifist. Beh, se riusciamo a farlo... Credo che questa storia possa avere un finale felice. Ad ogni modo... ho paura che tu non possa trovare il risultato piacevole. Oh, scusa, forse è troppo... ti ho chiesto troppo? Posso farcela. Chris, sapevo che eri un eroe nel momento in cui ti ho visto. Facciamo del nostro meglio, giusto? Giusto! Ah, certo, se tu chiudi la porta è ovvio che l'avventura inizia. Bene, vediamo un po', subito un punto di salvataggio. Con la porta chiusa alle tue spalle, la tua avventura inizierà per davvero. Il potere dell'avventura brillante. Ok. Scendiamo. Un posto particolare. Il campo di sogni e speranze. Nemici all'orizzonte, morirai. Firmato Lancer. Boh! Radin Grionir. Spera. Radin si avvicina. Hai risparmiato Rodin, ma il suo nome non era giallo. Brilla, brilla. Oh, devo evitare le sue specie di scaglie. A Rodin non piace il suo capo, ma non gliene frega abbastanza da andarsene. Risparmia. Hai vinto, 0 esperienza e 30 denari. Non ho capito bene sta cosa del giallo. Se stai leggendo questo, credo che tu sia morto. No, non proprio. Che cosa? Non si sa. Ehi, non leggere questo cartello. È un lavoro in progresso, ok. Posso andarmene dove mi pare? Va bene, se non mi dici nulla. Questo tipo di abri non contiene oggetti che possono curarti. Ad ogni modo, fa come ti pare. Qualunque cosa fai, non controllare l'albero e non usare C per aprire il tuo menu, capito? Ok. Ci sono due oggetti. Prendi uno? Sì. Dark Candy. Certo. Fa un po' vedere con C. Ok, questa cura 40 punti salute. Ah, con X si cancella l'azione. Classico RPG allora. Parliamo con lui. Oh oh oh, guarda un po' se non sono le mie due persone preferite. Psych! Voi non siete neanche nella mia top 5. Psych sarebbe
Fregati, tipo una cosa del genere. Vi ho raggirato. Lancer, dov'è Susie? Vuol dire quella tizia viola? Sciocchi, siete in ritardo per fermarmi. Che cosa l'hai fatto? È stato così semplice. Mi ha battuto, quindi me ne sono scappato. Oh, è davvero patetica la cosa. Sì. Ehi, se andate da quella parte le mie truppe vi distruggeranno. È una minaccia? Preferirei pensarla come un invito. Ah, è veloce però, eh. A necklace of radius block. Ok, ci sono, c'è un gruppo di Raddins che mi bloccano la via. Convinci. Ok. Ok, uno se n'è andato. L'ho convinto a lasciare la battaglia, quindi se n'è andato. Ho perso un po' di punti, ma non fa nulla. Ok, se n'è andato. Bene. Beh, penso che io stia facendo in modo giusto la pacifist, no? Questo qui che cos'è? Sembra l'uomo pizza? Mamma Amoeba, ma troppo chef, cos'è? Mamma Amoeba, non ho idea. Non so perché mi è venuto normale fare l'accento tipo Mario. La mia ultima torta mi ha fatto impazzire per crearla. Quindi ho preso. Quindi ho fatto un sonnellino. Ma mamma mia! Un rumore spaventoso mi ha svegliato. Una bestia stava piegata sul tavolo a mangiare la torta come un animale. Credo di sapere chi è. L'ho spruzzato dell'acqua addosso e è scappata via. La mia bellissima torta è... Oh, Chris, sembra che sia Susie, dobbiamo... Stiamo andando nella direzione giusta. Cerchiamo di non far cacciare nei guai. Ok, dobbiamo tenerla lontano dai guai, ma... Cioè, non è facile tenere lontano Susie dai guai se non possiamo... Oddio, sti cosi. Che noia che era la pacifist. Ok, uno se n'è andato. Oh mio Dio, oh, aiuto, aiuto. Ah, ho capito come funziona, ok. Ha preso un po' di danni, ma non fa nulla. Ok, allora, per salvare questo puzzle devi... Devi essere... di fretta. Ok, devi risolvere questo puzzle in fretta. Ah, ok, ho fatto. Ma è normale che... Non so se sto... Forse non li sto facendo nella maniera giusta, ma non lo so. Forse vanno fatti veramente così. Ammirate il labirinto della morte. Preparatevi a perdervi, pagliacci. Firmato Lancer, ovviamente. Aspetta, quello devo prenderlo in qualche... Cos'è quello? Ti senti perso? Devi essere davvero senza speranze. Il tuo senso della direzione non ti salverà ora. Firmato Lancer. È una specie di nemico. Sembra che sia spiaccicato a terra. Lo è. Ehi, aspetta, dove sono? Qualcuno mi aiuti, sono perso. Firmato Lancer, che tonto. Fai il labirinto e si perde da solo. Ok, hai trovato un fiocco. Un cerchietto bianco. Ok, hai messo il cerchietto bianco nella tua armatura. Fiocco, quel fiocco, ecco. Quel fiocco è armatura, Chris. Ti aumenta la difesa. Perché non provi a mettertelo dal menu dell'equipaggiamento? Penso che ti donerà. White Ribbon. Ok, interessante. Vediamo un po' dove possiamo andare. E non guardare, questo cartello è privato. Beh, Lancer però pure tu. Oh, è da questa parte. Ah, ok, allora aspetta. Voglio andare un attimo a esplorare qua sopra. Cosa c'è? Ma è un nemico.
Oh, aspetta un minuto. Anche se sono un nemico, devo avvertirvi. Una bestia viola si sta girando da queste parti, schiacciando chiunque si intracciarne al cammino. Non ci piace neanche combattere, ma il re non ci lascia scelta. Oh, Chris, dobbiamo fermare Susie immediatamente. Bene. Cioè, questo sarebbe un labirinto? Oh, Lancer, ma... non era sopra? Oh, siete riusciti ad uscire dal labirinto. Ma non contate le vostre benedizioni prima che si schiudano. È un modo di dire, non sentitevi ancora salvi, in sicurezza. Diciamola così. Vediamo come vi comportate contro questo team. Ah, perché ragazzi non state combattendo? Siete svantaggiati. Hai fatto un team di soli nemici di supporto? Ah, praticamente sono solo di supporto, non servono a combattere come gli altri. È come un tavolo fatto di 3 bicchieri di latte. Infatti non lo capisco neanche io. E questo è un usuale in qualche modo? Perché non ne parliamo dopo questa battaglia? Va bene. No, aspetta. Agiamo, però facciamo lì... facciamo tipo adulazione, ecco. L'ha chiamato dolcezza e se ne va. Oppla, mi ha quasi toccato. Sembra un bacio. Ok. No, aspetta, agiamo. Flutter e poi a te. Spero, ok. E se ne va. Che figo, quanto prendo? Tu hai perso, Lancer. Non prendi nulla. Oh, posso averne un po' del vostro? No. Va bene, ci vediamo, perdenti. Questo Lancer è particolare. Ciao, se intendiamocene. Questo? Ah, dobbiamo aprire la porta in qualche modo. Ah, apriti, stupida porta! Oh, grandi, siete voi ragazzi. Susie, eravamo così preoccupati per te. Come sei riuscito a superare quelle punte prima? Ci sono passato attraverso. Ma questa porta... che diamine. Ah, non ti preoccupare, Susie. L'apriremo dopo che saremmo riusciti a risolvere il puzzle. Figo, ditemi quando finite. Susie, ci serve il tuo aiuto per finirlo. Qualche volta per procedere ci vogliono 3 persone. E oltretutto solo Chris può sigillare la fontana oscura. Quindi se non ci accompagni non possiamo tornare a casa. Quindi mi stai dicendo che devo stare con voi? Sì. Va bene, facciamolo. Ok, facciamola finita subito. Sì, Susie è con noi nel team. Cue the fanfare. Suoni la marcia, tipo una cosa del genere. Esattamente. Ok, praticamente ci segue a distanza per far capire che non sta con noi. Ok, ci serve questo coso. Ok, sembra che una porta sia aperta. Sono sicuro che ci sia un modo esatto di risolverlo, me vado a caso. Oh, Chris, Susie, non avete neanche avuto un tutorial come si deve. La prossima battaglia vi farò vedere come si agisce. Praticamente tipo adulare il nemico, oppure vederlo, oppure, non lo so, curarci, cose così. Ok. Ci attacca, che bello. C-round, cerchio rotondo credo che stia a indicare. Ok, vediamo un po'. Agire. Atteggiarsi, ecco, atteggiarsi. Vediamo un po'. Spero. Ok, cosa? Perché diavolo devo farlo io? Ci ha attaccato lui! Distruggiamo prima che possa muoversi.
Dai, Susi, guarda, non ci farebbe nulla. Se agisci in modo carino, vinceremo senza farci male. Ok. Ehi, tizio piccolo. Invece davvero. La axe in your face. Oh mio Dio, no! Ha detto mi piace la tua. Lascia sulla tua faccia! Ma perché io sto tipo Jotaro col braccio così? E Sta piacendo, Zavardo! dove l'hai presa? Chris forse ci parlerà dopo io. Hai vinto 0 punti esperienza però. Già. Aspetta, cos'è? Lancer è passato di qui e ha fatto un cartello? Vabbè, andiamo, va. Susi, credo che... Tu non abbia capito cosa ho detto prima. Come eroi abbiamo il potere di creare un futuro di pace. Quindi da ora in poi cerchiamo di non combattere, ok? Perché non ci vai piano con loro, eh? Se indebolisci i nemici, posso usare la mia magia pacifica, che mette le persone esauste in uno stato di sonno. Sì. Il tuo parlare fa già effetto. Bene! Pensaci, eh? Forse dovremmo informare i nemici a proposito di lei, Chris. Assolutamente sì. Susi, il tormento viola, è ora tua alleata. Il potere delle ragazze cattive brilla dentro di te. Qui c'è un negozio, ma questo tizio... Ehi, ragazzo! Vuoi comprare un tutorial? Solo 50 dollari oscuri? No. Ho detto 50? Beh, dai, è un'offerta speciale, solo 20. Uno! Un solo dollaro, per favore, mi serve proprio ora! Scusami, signore, credo di avere un dollaro. È oscuro? Sì? Perfetto. Ecco qua, gentil signori. Gentili, non lo so. Mi scusi? Spiacente, in genere. We're normally puzzle. Aspetta, mi dispiace, in genere siamo solo dei pezzi di puzzle. Ma ci hanno forzato a fare dei tutorial per far. To make ends meet? Per praticamente. Credo che stia a indicare. Che devono comunque sia. Finire il lavoro, una cosa del genere. Quando il re ha preso potere, ci ha licenziato tutti quanti. Ah, praticamente devono arrivare a fine mese in qualche modo. Ecco. Russell's Card. Russell's... Ok, card, va bene. Signore dei puzzle, sta attento. Vediamo un po'. Hall Goals. Un dollaro, tutorial mensile. Settimanale. 10 dollari, tutorial settimanale, mensile. 100, basta fare tutorial. Mensile, settimanale. Ma che stanno dicendo? Se ti piace il nostro tutorial, lancia una moneta dentro. Ok. Ne hai messo un dollaro. Il buco si è riempito. Oh, va bene. Ciao. Ma lo shop che ci dice? Benvenuti, viandanti. Compriamo. Dark Burger, ho pochi soldi ma... Spooky Sword. Ok, un oggetto nero e bianco. Per la Geno... Dato che sto facendo una pacifist non mi serve. Non so se poi la Genocide... praticamente rinizio da capo con lo stesso livello. Oppure mi fa iniziare da un punto a caso. Non so come funziona di preciso Undertale. L'ho già detto, quindi... Chiedo scusa se sbaglio qualche termine o cose così, capito? E... No, penso che prenderò magari delle caramelle. A posto, ciao. E parliamoci. A proposito del regno. Questa terra inizialmente era formata da quattro re, dal castello delle carte, a est. Ma recentemente uno strano cavaliere è apparso e i tre re sono stati sigillati.
Il re che è rimasto ha messo se stesso e suo strano figlio in potere. Cioè, si è messo al potere. È salito al potere. Ah sì, è salito al potere insieme al figlio. Questa landa non ha mai visto tanto caos da allora. Beh, ad ogni modo non c'è bisogno che ve lo sappiate. Lighteners? Tempo fa l'oscurità viveva in armonia gli oscuri! Vivevano in armonia con i lucenti. Erano come divinità, i nostri protettori, i nostri creatori, quelli che ci davano uno scopo. Poi un giorno tutti quanti siamo stati bloccati in questa prigione e i lucenti non sono più tornati. Come se non bastasse, il re ha iniziato una guerra. Una che mira a vendicarsi dei lucenti che ci hanno lasciato qui. Ovviamente, tra le sue truppe qualcuno ancora ha fiducia che i lucenti torneranno. Bene Cuggi, credo che questo episodio possa terminare qui, Salvino tattico, veloce. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo video, che spero vi sia piaciuto, e spero che anche questa serie vi stia piacendo. Vi ricordo inoltre che in descrizione trovate sempre i link per i miei social, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!